diciamo, riprendiamo da dove avevamo lasciato ieri. Abbiamo visto il sommatore pesato e in particolare vi ho fatto vedere una possibile applicazione dei mixer audio, no? E ho preso un circuito dalla rete, uno qualsiasi, un circuito di un mixer audio, come è fatto un mixer audio. E se andate a vedere all'interno ci sono una serie di operazionali, indicatori operazionali montati in configurazione invertente, sono leggermente diversi, diciamo, c'è qualche, ovviamente, insomma, abbiamo visto uno schema di principio, c'è qualche accortezza in più nel design, però siamo, diciamo, molto molto prossimi al circuito che abbiamo visto. La resistenza d'ingresso, qui in più c'è un condensatore, lo vedremo dopo a che cosa serve questo condensatore, con un regolatore, con un potenziometro che regola la R1, diciamo, la resistenza d'ingresso. Poi c'è la resistenza cosiddetta di feedback, eccola qui, il segnale applicato sul morsetto invertente che sta sotto, il morsetto non invertente invece sta a massa, proprio esattamente lo schema che abbiamo visto noi. Questo è un'applicazione molto frequente di questi oggetti. Poi abbiamo visto invece il convertitore digitale analogico. Stamattina invece vediamo una configurazione alternativa di un amplificatore basato su un amplificatore operazionale, che è il cosiddetto amplificatore non invertente. Ovviamente significa che il segnale di uscita è in fase con il segnale di ingresso, perfettamente in fase. Quello precedente era in controfase, no? Era invertito il segnale in uscita, perché il segnale di ingresso era applicato al morsetto invertente, quindi veniva invertito come segno. Una semionda positiva in uscita corrispondeva a una semionda negativa. In questo caso invece abbiamo una conservazione, diciamo così, della fase. Ma diciamo non è l'unico vantaggio, anche perché in realtà non è un grande vantaggio il fatto di averlo in fase, non significa quasi niente, diciamo, praticamente non dà nessun vantaggio il fatto di avere un amplificatore che non inverte il segnale, soprattutto se siamo nel campo dell'audio. Praticamente nessuno se ne accorgerebbe mai, diciamo, ascoltando un brano che la fase è stata invertita, non si sente. In altre applicazioni, diciamo, può essere importante. La proprietà più importante di questo amplificatore è un'altra di questo schema, è quella di avere un'impedenza d'ingresso, una resistenza d'ingresso molto elevata. Quello precedente, se vi ricordate, aveva resistenza d'ingresso che dipendeva dalla resistenza, dalla R1 sostanzialmente, intorno allo schema, questo qui ha una resistenza di questo amplificatore, complessivamente ha una resistenza di ingresso che coincide con R1 e quindi, diciamo, dipende quindi dal valore di R1, se R1 è bassa la resistenza di ingresso sarà bassa e molto spesso questa cosa non ci va bene. Con questo schema invece, con questo schema riusciamo ad avere una resistenza d'ingresso praticamente infinita, cioè coincidente con la resistenza d'ingresso dell'amplificatore operazionale stesso. Quindi traiamo vantaggio dal fatto che l'amplificatore operazionale ha una resistenza d'ingresso molto elevata. Come vedete, il segnale d'ingresso è applicato sul morsetto appunto non invertente, è applicato qui. Sul morsetto invertente c'è collegato invece questo resistore a massa e poi c'è ancora la resistenza di retrazione o di feedback, così come l'abbiamo vista ieri. Come si studia questo circuito? Come si trova l'applicazione di questo circuito? Lo disegno qui per comodità. Ovviamente poi ci sono i morsetti di alimentazione, ma li sottointendiamo i morsetti di alimentazione. L'ingresso è applicato fra buconi e
scusate, fra questo ingresso, fra questo morsetto non invertente e massa, qui applicato l'ingresso, fra questi due morsetti. L'uscita è prelevata fra questi altri due morsetti. Allora, sfruttando il principio del cortocircuito virtuale che abbiamo già sfruttato in precedenza, noi possiamo dire che se sul morsetto non invertente, qui c'è il segnale buconini, un volt, diciamo un certo istante c'è un volt, lo stesso livello, lo stesso potenziale io me lo devo trovare su quest'altro morsetto, no? Sono allo stesso potenziale, perché sappiamo che tra i morsetti d'ingresso la differenza di potenziale è di millivolt, dell'ordine dei millivolt, è piccolissima, se non dei microvolt addirittura. Altrimenti vuol dire che il amplificatore non sta funzionando correttamente, se non è così, è stato progettato male. Quindi vuol dire che su questo, se qui c'è il buco ni, anche qui c'è il buco ni. E allora se qui c'è il buco ni, io posso calcolarmi quant'è la corrente che circola in questo resistore R1. La corrente che circola in R1, chiamiamola IR1, sarà uguale a buco ni, appunto, diviso R1. L'uscita quanto vale? Wout. L'uscita vale il potenziale presente, il segnale presente, no, uscita su questo nodo, vale quello che c'è su questo nodo qui, che poi coincide con V con I, poi si chiama V con S, vabbè, con V con I, più la caduta su questa resistenza. E la caduta sulla resistenza R2 vale appunto, la caduta sulla resistenza R2 vale appunto V out meno V in questo punto, ma qui in questo punto è proprio un buconino, sarà uguale V meno buconini, perché questi due coincidono, è uguale a I2 per R2, essendo I2 la corrente che circola in R2. Ma è anche vero che I2, questa corrente, deve coincidere con la corrente che circola in R1, perché questa corrente, la corrente I2, arriva in questo nodo e poi che può fare? Può entrare nell'amplificatore? Sappiamo di no, nei morsetti d'ingresso dell'amplificatore non entra corrente, è vietato fare che entri corrente dentro il morsetto dell'amplificatore. Quindi l'unica strada che può seguire da I2 è proprio entrare dentro completamente, no? Tutta dentro la R1. Quindi I1 e I2 di fatto sono la stessa corrente. Quindi in sostanza io posso scrivere per I1 R2. Ma IR1 l'avevo chiamata, scusate, diciamo allora IR2 giusto per mantenere IR1, ecco, per mantenere la. Quindi IR1 e IR2 sono la stessa cosa, quindi l'ho sostituito. A questo punto IR1 la posso sostituire con questo valore, V con I su R1 moltiplicato R2. E ora metto in evidenza la V con I tra queste due espressioni, no? Posto la V con I a sinistra, a destra, scusate, posto la V con I a destra in questa espressione, metto in evidenza la V con I, viene fuori la relazione che vedete qui in basso, cioè che il guadagno VO su VI altro non è che 1 più R2 su R1. Quindi il guadagno di questo amplificatore è dato da questa semplice relazione, che un po' richiama quella vista ieri, che era meno R2 su R1, no? Quella vista ieri, anzi in realtà l'avevamo già vista prima della pausa, era meno R2 su R1, adesso invece il guadagno è 1 più R2 su R1, relazione anche questa comunque molto molto semplice. Ancora una volta l'amplificazione dipende esclusivamente dai valori delle due resistenze, non dipende da altro, non dipende dall'amplificatore.
che ho scelto, purché questo amplificatore, diciamo, operazionale, questo microchip che ho scelto per fare questa operazione abbia caratteristiche che lo rendono, diciamo, sufficientemente ideale, che significa elevato guadagno, diciamo, suo proprio, no? 10.000, 20.000, elevata resistenza d'ingresso, bassa resistenza di uscita, eccetera, eccetera, perché rispetti tutte queste condizioni di quasi idealità, il guadagno complessivo di questo circuito diventa indipendente dall'amplificatore stesso, ma dipende unicamente dalle R1 e dalle R2. Per esempio, quindi, con un ingresso, non so, di, scegliendo opportunamente queste resistenze, con un ingresso di 50 mV picco picco, in questo caso, no? 50 mV picco picco, possiamo avere un'uscita fatta in questo modo, 2 volt a divisione, quindi sono circa 6 volt questo qui picco picco, in fase, come vedete, dove c'è il massimo dell'ingresso, c'è anche il massimo dell'uscita e viceversa. Quali sono i parametri? Quindi, a parte il guadagno, 1 più R2 più R1, quali sono i parametri, gli altri parametri importanti di un amplificatore? Resistenza di ingresso e resistenza di uscita. Abbiamo visto che sono fondamentali, no? Vi ricordate, sono parametri fondamentali poi per capire se la catena, come dire, microfono, amplificatore, auricolare, altoparlante, quello che volete, insomma, la catena di amplificazione sia efficiente, no? Importante sapere quali sono le resistenze di ingresso e le resistenze di uscita. In questo caso la resistenza di guadagno, come abbiamo detto, sta qui, G, vabbè, A, si chiama G, come sarebbe la A. La resistenza di ingresso è infinita, perché? Perché il mio generatore, il microfono che io vado a piazzare qui, cosa vede? L'unica cosa che vede è il mostretto d'ingresso dell'amplificatore. Dentro l'amplificatore la resistenza è infinita, sappiamo, nel mossetto d'ingresso, la resistenza è infinita, quindi qui vedo una resistenza infinita, cosa che ci piace molto se il segnale da amplificare, se il segnale da amplificare è un segnale di tensione, quindi espresso in volt, cioè se il generatore, questo microfono, produce in uscita un livello di tensione variabile nel tempo, è allora siamo molto interessati ad avere un amplificatore con resistenza d'ingresso molto elevata e quindi è particolarmente utile per questo tipo di applicazione. La resistenza di uscita invece, come in quello precedente, è zero. Perché? È perché internamente all'amplificatore c'è un generatore di tensione, idealmente c'è un generatore di tensione controllato da una tensione, e questo generatore di tensione è, diciamo, ideale, quindi ha una resistenza interna ideale. Quindi diciamo, potremmo schematizzare in questo amplificatore tutto il circuito, tutto questo circuito qui, potremmo schematizzarlo con questo blocco, se vogliamo, cioè sostituire tutto questo, se ci fa comodo, potremmo dire tutto questo in realtà è perfettamente coincidente con quest'altro circuito, quest'altro amplificatore, che ovviamente è un'astrazione, cioè l'amplificatore non è fatto così, l'amplificatore sarà fatto in quel modo, però si comporta in questo modo, quindi se mi fa comodo io posso anche ragionare su questo schema. E quello che si chiama, l'abbiamo già visto per il diodo, lo vedremo ancora, è quello che si chiama l'equivalente, circuito equivalente di quell'amplificatore, no? di quel circuito reale. Il modello circuitale, ecco, sicuramente, è il modello circuitale di quell'oggetto. E io posso ragionare su questo piuttosto che su quello, se mi fa comodo. E tante volte ovviamente ci fa comodo ragionare su questo piuttosto che su quello lì. Quindi, questo oggetto qui, più o meno complesso, in realtà abbastanza semplice, posso racchiuderlo, posso rappresentarlo in un circuito più complicato, dove ce ne sono una decina di questi, posso eventualmente rappresentarlo con questo blocco qui, dove ci sono due mossetti di ingresso che fra di loro, fra i quali non c'è niente, no? C'è una resistenza di ingresso infinita, se io mi metto qui, guardo fra questi due mossetti, vedo una resistenza di ingresso infinita, Z in o R in uguale infinito,
amplifica il segnale in ingresso, buconì, la sezione in ingresso, viene amplificata, viene riproposta in uscita, eccola qui, moltiplicata per un coefficiente che è 1 più R2 su R1, che è esattamente quello che fa quel circuito lì sulla destra, perché questo è un generatore di tensione controllato da una tensione che è proprio la buconì, e quindi guadagno uguale 1 più R2 su R1, come previsto. Ultima cosa, siccome questo è un generatore ideale, un generatore di tensione controllato, ma sempre un generatore di tensione ideale, non ha una resistenza, vedete, sua, questo generatore di tensione, e allora, essendo ideale, la resistenza di uscita complessivamente è zero. Se fosse stato reale, qui in mezzo ci sarebbe comparsa una resistenza, come sapete, no? Sarebbe stato un generatore di Thevenin reale. Questo è un generatore di tensione ideale, quindi non ha resistenza, diciamo, in serie. Una particolare variante di questo schema è il cosiddetto voltage follower o inseguitore di tensione, inseguitore di tensione, dove riconosciamo, diciamo così, l'impronta del circuito precedente con qualche, diciamo, esagerazione tra virgolette. Cioè, che è successo rispetto a questo caso che vedete qui? È successo che la R2 è diventata 0, la R2, vedete? E fra il MOSFET di uscita e il MOSFET invertente c'è un cortocircuito, quindi significa che la R2 è diventata 0 e la R1 è diventata invece infinito. No? Questa R1 che doveva comparire fra questo nodo e massa non c'è più, è scomparso, quindi è diventato un valore infinito. In sostanza, se io in questo qui dico R2 uguale 0 e R1 uguale infinito da questo schema, mi riporto a questo qui alla fine dei conti, però la formula continua a valere che abbiamo ricavato, quindi significa dire che in quel caso il guadagno, no? Il guadagno di questo qui che diventa 1 più 0 su infinito, quindi 0, diventa 1. Quindi nel voltage follower il guadagno complessivamente è 1. Entra buconì ed esce buconì. Quello che entra esce, senza nessuna alterazione, diciamo così, dell'ampiezza del segnale. E allora potreste chiedervi, sicuramente qualcuno te lo sta chiedendo, ma che serve questo? Beh, io entro con la mia tensione, parlo in questo microfono, genero, che ne so, qualche millivolt e esco con la stessa tensione, e quindi, diciamo, sembrerebbe inutile il circuito di questo. In realtà, se andate a scavare nella vostra memoria, no, le cose viste quando abbiamo parlato degli amplificatori prima della pausa, e io avevo messo in evidenza non più di un caso, se vi ricordate, no, ve ne andate a vedere, più di un caso dove il guadagno complessivo, no, non era importantissimo, il guadagno dell'amplificatore, diciamo così, non era importante, l'importante era il match fra le resistenze di ingresso e di uscita. Erano quasi quasi più importanti le match, diciamo, scegliere opportunamente, scegliere un amplificatore, diciamo così, in una catena di amplificazione, era più importante scegliere un amplificatore che avesse l'opportuna resistenza d'ingresso, un'opportuna resistenza di uscita, piuttosto che il guadagno tuo stesso. Allora, se volete possiamo anche, ve la ricordate questa cosa? Ditemi francamente, non tanto. Allora, siccome è un concetto fondamentale, io ve lo ripeto per l'ennesima volta, ma siamo alla ripresa, quindi ce lo possiamo permettere. Supponiamo che questo sia il mio microfono. Il mio microfono produce un segnale elettrico in uscita, chiaramente, quando, quindi è equivalente a un generatore di Thevenin.
posso sicuramente rappresentarlo sotto forma di un generatore di tempo. E facciamo il caso che questo microfono produca una tensione di 1 millivolt, per esempio, in un certo istante, diciamo così, mentre io sto parlando, produca una tensione di 1 millivolt e la sua resistenza interna sia 1 mega ohm. Ok? L'auricolare al quale devo collegarlo, diciamo ovviamente nessuno collega il microfono direttamente all'auricolare, però diciamo passatemi questa esagerazione, no? Questa ultrasemplificazione. L'auricolare al quale io lo devo collegare è a sua volta rappresentabile come una resistenza, un carico. Che potrete avere tipicamente gli auricolari che usiamo noi per ascoltare, no? Qualche centinaio di ohm, intorno ai 100 ohm più o meno. 100 ohm. Se io collego direttamente il microfono all'auricolare, di questo millivolt sull'auricolare, che cosa arriva? Che arriva? Che cosa mi trovo io sull'auricolare di questo millivolt prodotto dentro il microfono? Mi trovo, è un partitore, quindi mi trovo che sul microfono la VA presente sul microfono sarà 1 millivolt, 10 alla meno 3, moltiplicato 100, diviso 1 mega ohm più 100. Ok? Quanto fa? Ah, 1 su 10.000 circa, uno su 10.000, quindi fa 10 alla meno 3 per diviso, diciamo, 10 alla 4 più o meno, però, quindi fa 10 alla meno 7, arriva frazioni di microvolt, arriveranno subito, frazioni di microvolt sull'auricolare. L'auricolare chiaramente se ne accorge nemmeno che io sto urlando nel microfono. Ovviamente. Se io metto in mezzo fra i due come questo qui, un amplificatore, vabbè, dopo questo, vediamo dopo se è uguale a questo. Un amplificatore che è fatto in questo modo, che ha resistenza d'ingresso di 1 gigaohm. Resistenza di ingresso. E internamente è costituito da un generatore di tensione, eccolo qui, controllato, si rappresenta con il rombo, quindi generatori controllati si rappresentano con il rombo, quindi rispettiamo generatore controllato che ha un guadagno pari, chiamo questa qui, cioè quello che comparirà fra i morsetti d'ingresso, la chiamo V con I, no? Sarà l'ingresso dell'amplificatore, quindi la chiamo V con I, V di ingresso. Questo amplificatore, questo generatore che c'è qui dentro, generatore, eccolo qua, il modello che vi ho fatto vedere prima era anche... Questo generatore che c'è qui dentro, con il quale io rappresento il mio amplificatore, facciamo il caso che abbia un guadagno pari a 1, cioè non guadagna proprio niente, in realtà, non guadagna, però riproduce in uscita, riproduce ai suoi capi un segnale che è uguale a quello che c'è in ingresso. Va
Beh, facciamo questo caso. Quindi lui mi produce un segnale di uscita che vale a buboni, dove però a è proprio uguale a 1. Quindi sono preso un amplificatore con guadagno 1. Dice, ma sei pazzo, cioè abbiamo appena visto che non basta metterli. Se non guadagni qualcosa non vedrai niente sull'altoparlante. Che stai facendo questo? Aspetta, non andiamo di fretta, no? Arriviamoci. Mi sono scelto un amplificatore con guadagno 1. Con resistenza interna di 1 ohm, però. No? Quindi questo generatore di Thevenin che c'è dentro l'amplificatore, questo generatore controllato, ha guadagno 1 e resistenza sua interna bassissima, 1 ohm. Vabbè. Facciamoci adesso il conto. Che arriva ora sul nostro microfono? Cosa arriverà sul nostro microfono? Il nostro microfono adesso arriva uguale a buconi, cioè buconi perché abbiamo detto che è 1, buconi moltiplicato 100 diviso 1 più 100. Questo arriva sul microfono, sull'auricolare. Ok? Ho di nuovo applicato il partitore, quindi sono calcolato quello che arriva sull'auricolare. Immaginate, io metto l'oscilloscopio qui, puntate l'oscilloscopio che avete visto in laboratorio, mi attacco qui sopra e vedo quanto è il segnale. Questo segnale capita applicato all'auricolare è VI, perché tanto A è uguale 1, moltiplicato 100, resistenza su cui vedo il segnale, fratto la somma delle due resistenze. Partitore di tensione, banalissimo partitore di tensione. Ma chi è Buboni? Che relazione sta Buboni con l'ingresso? È lo stesso, è Buboni. E questa Buboni che relazione sta con Bubongi? Questa Buboni chiaramente ha un legame con questa Bubongi. Buboni è quello che arriva all'ingresso dell'amplificatore, ma non è quello che si sta generando dentro il microfono. Quindi adesso mi serve un altro pezzettino. Ancora, qui è un partitore, banalissimo partitore. Buboni è un pezzo di VG. Quanto vale? Sarà VG moltiplicato 1 gigaohm, partitore resistivo, moltiplicato 1 gigaohm, 10 alla 9 diviso RG più 1 gigaohm diviso RG che vale 1 megaohm, 10 alla 6 più 10 alla 9. Questo è Buboni, questa qui è la Buboni, l'ho sostituita la Buboni. Ancora moltiplicato 100 fratto 1 più 100. Sbagliato qualcosa? Mi trovate? Se qualche cosa vi sfugge? Tutto chiaro? Non ho fatto altro che riscrivere la Buboni in funzione della Buboni. No, andiamo a vedere adesso che succede qui. Quanto vale 10 alla 9 fratto 10 alla 6 più 10 alla 9? Vale 1, praticamente 1. Quindi abbiamo V con G moltiplicato 1 moltiplicato 100 fratto 101 che vale sempre 1. Cioè alla fine dei conti io sul microfono, sull'auricolare mi trovo tutta la V con G. La trovo tutta la V con G. Nel caso precedente mi trovavo quindi mi trovo un millivolt, no? Sto dicendo questo, avevo detto che era un valore minimo. Mi trovo un millivolt sull'auricolare. Prima mi trovavo meno di un microvolt, 4 ordini di grandezza in meno. Mi trovavo un decimo di microvolt, mi trovavo qui.
È possibile che adesso il microfono, l'altoparlantino, vai, l'auricolare mi faccia sentire qualcosa? Probabilmente sì. Probabilmente adesso me la fa sentire, con un millivolt magari si riesce a muovere qualche cosa nell'auricolare. Prima sicuro non si muoveva niente. Quindi, pur avendo usato un amplificatore con un guadagno A uguale 1, quindi nessun guadagno di fatti, io ho ottenuto il massimo che potevo ottenere da quel microfono e da quell'auricolare. Ho trasferito tutto il segnale del mio microfono, l'ho trasferito sull'auricolare. Prima ne trasferivo un decimillesimo di segnale, ora lo trasferisco tutto. Questo oggetto, questa scatola che ho disegnato qua, è esattamente un botte di follower, cioè un inseguitore di tensione. Lui legge una tensione e la riproduce in uscita, pari pari, ma con una elevatissima resistenza d'ingresso, 1 gigaohm, l'ho segnato qui esagerando chiaramente, perché devo esagerare per far venire fuori dei numeri, insomma, che con un'elevatissima resistenza d'ingresso e una bassissima resistenza di uscita. Scusate, quello che vi ho fatto vedere un attimo fa non è esattamente questo. G uguale a questo numero qua, al limite uguale proprio a 1 se R2 e R1 sono nel rapporto che abbiamo detto. Resistenza d'ingresso Z in infinita, resistenza di uscita 0. Oh, è proprio l'ultimo. Si dice allora che questo oggetto è un adattatore di impedenza dal punto di vista elettronico, cioè lui adatta l'impedenza del microfono, di un cattivo microfono, in questo caso che aveva una resistenza, è un generatore con una resistenza molto grande, quindi un cattivo microfono, l'adatta ad un carico, diciamo, che ha una resistenza molto bassa. Cosa? È un miracolo che non potrebbe avvenire se non usassi questa tecnica. Quindi, conclusione, molto spesso il guadagno non conta niente. Molto spesso il guadagno non conta niente. È chiaro che se questo qui invece di guadagnare A può guadagnare 1, guadagnasse 10, tanto meglio, per carità, tanto meglio se può guadagnare 10. Ma non è quella la cosa più importante. La cosa più importante è aver matchato, adattato le impedenze, le resistenze. Quindi un circuito è in grado di riprodurre in uscita esattamente il segnale d'ingresso, con il vantaggio che la sorgente vede adesso una resistenza d'ingresso infinita. Possiamo usare anche questo termine. Occorre infatti separare o disaccoppiare il carico dalla sorgente di segnale. Questo disaccoppia l'ingresso, non fa vedere, ecco, fa in modo che il microfono non veda questo carico, lo disaccoppia da questo carico, mi fa vedere un altro carico, lo prende in giro, diciamo così, gli fa vedere un carico molto più vantaggioso, e quindi lo disaccoppia dal carico reale. Va bene? Vi è chiara adesso questa cosa? Oh, questo è un capofalto dell'elettronica analogica. E allora, se siamo pronti possiamo vedere un'ulteriore variante. L'ulteriore variante lo facciamo sullo schema visto ieri, ripetuto ieri, dell'amplificatore invertente che abbiamo fatto. Quindi segnale d'ingresso, vedete, applicato sul MOSFET invertente, il MOSFET non invertente è a massa, è a zero, e compare sulla linea di retrazione, compare un condensatore. Invece di una resistenza c'è un condensatore. Vediamo che fa questo circuito. Che prende il nome di integratore. Se io sostituisco come
già visto, insomma, come già ipotizzato in precedenza, tolgo il triangolino, gli metto quello che è il suo modello equivalente, cioè che cosa? Questa scatola che con due morsetti in ingresso, fra cui non c'è niente, fra i quali non c'è niente, resistenza d'ingresso è infinita, un generatore interno che amplifica la differenza fra di più e di meno, vedete, A produce una tensione che è A volte di più meno di meno, produce, ideale, lo stiamo considerando, e posso magari utilizzare questo schema, potrebbe essere più comodo, diciamo, ragionare su questo che non su questo qua, perché questo è uno schema elettrotecnico, alla fine dei conti, ci sono solo generatori, resistenza e condensatori. Quindi è un circuito elettrotecnico a tutti gli effetti, qua ci sta un triangolo che io posso pure non capire bene che cosa c'è, cosa è effettivamente quel triangolo. L'analisi, diciamo, non è molto diversa da quella che abbiamo ripetuto ieri, in effetti non molto diversa da quella che abbiamo fatto anche stamattina, cioè in effetti qui il problema è sempre lo stesso, cioè si affronta, no, studiare la relazione, dobbiamo studiare la relazione che esiste tra Wout e Wim, alla fine di questo è lì vogliamo arrivare, no? Trovare la caratteristica di trasferimento di questo oggetto, di questo circuito. E da dove parto? I capisaldi sono sempre gli stessi. Qui c'è un cortocircuito virtuale tra questi due morsetti, cioè io so che tra questi due morsetti c'è una differenza di potenziale che tende a zero, praticamente posso pensare che sia zero, in realtà sarà millivolt o frazioni di millivolt, però comunque molto piccola. Tra questi due morsetti quindi c'è la stessa differenza di potenziale, c'è lo stesso potenziale, diciamo, quindi differenza di potenziale tendente a zero. In più la corrente erogata da questo generatore, da questo microfono, non può entrare qui dentro perché c'è la resistenza di ingresso infinita, quindi può solo passare dentro questa condensatura o viceversa, diciamo, in ogni caso questo è un unico ramo, diciamo, quindi la corrente che attraversa la resistenza è uguale alla corrente che attraversa il condensatore, sono le stesse le correnti, non può essere diversamente. Quindi mi vado a scrivere il bilancio delle correnti nel nodo X, bilancio delle correnti stupido perché sono solo due correnti, corrente che entra è uguale a corrente che esce, o anche corrente che viene dal resistore VI meno V meno, VI meno V meno, V meno è quel potenziale nel nodo X, potete chiamarlo meno VX, se è la stessa cosa come preferite, quindi VI meno V meno fratto R, che cos'è? È la corrente che entra nella resistenza, più la corrente che arriva dal condensatore, quindi corrente che entra nel nodo dalla resistenza, più la corrente che entra nel nodo dal condensatore, 0, somma uguale a 0. La corrente che entra dal condensatore come la scrivo? C dVc, C dVc su dV, diciamo, l'equazione caratteristica del condensatore, dove dVc è la caduta, è la tensione ai capi del condensatore, no? È la differenza di potenziale ai capi dei morsetti del condensatore, ma la differenza di potenziale che abbiamo nei morsetti del condensatore significa VO, potenziale in questo nodo, meno VX o meno V meno, è la stessa cosa, quindi VO meno V meno sarebbe questa VC che compare in questa derivata, la VC che viene nella derivata è in realtà VO meno V meno, eccola qui, quindi C D VO meno V meno in D uguale a 0. Poiché V meno in realtà è uguale a V più, no? Per il principio del cortocircuito virtuale, V meno è uguale a V più, abbiamo detto che ci sono frazioni di millivolt di differenza tra queste due, e V più è collegato a massa, deduco che V meno è 0. E quindi dentro la relazione, qui dentro, V meno posso scrivere 0. Qui 0 e quest'altro è 0. Quindi la relazione si riduce semplicemente a quella che vedete scritta, questa relazione integrale, differenziale.
ho lasciato circa uguale a 0 perché appunto ci sono delle approssimazioni. E allora non ci resta che integrarla, banalissimo integrare, no? Posto il dt a destra, no? Posto v su r a destra e poi posto il dt dall'altro lato, non me la fate scrivere, la realtà. C d v uguale a meno v r dt, ok? Facciamo l'integrale a destra e a sinistra, la c la portiamo al denominatore a destra, come è un classico, no? Di portare r c la porto qui, integriamo a destra e a sinistra e troviamo Vout circa uguale, quindi era un circa appunto perché ci sono delle approssimazioni, tutto ciò Vout circa uguale a meno 1 su RC integrale della V con I in dt. Più ci sarebbe una costante, chiaramente la costante di integrazione da considerare, che sarebbe diciamo il valore iniziale della V, da quanto era partita la V inizialmente, però ci sarebbe da considerare. Se volete ci si può aggiungere a valle dell'integrale il valore della tensione di ingresso, della tensione in origine. Allora, qual è il risultato di questa cosa? Che sull'uscita io trovo qualcosa che è proporzionale all'integrale dell'ingresso. Cioè fa l'integrale nel tempo, somma sempre l'ingresso. Ne fa l'integrale, che significa? Ne fa la somma, cioè no, somma continuamente quello che c'è in ingresso, nel tempo. E diciamo tutto moltiplicato per un certo coefficiente, che è 1 su RC, che sia la costante di tempo, diciamo così, di integrazione di questo circuito. Cioè, vediamo se V con I fosse sempre 0, in uscita mi troverei 0, chiaramente, sto integrando, oppure mi troverei la costante di integrazione. No, se l'uscita partiva già dal valore, che ne so, 1 volt, mettiamo che l'uscita inizialmente era un valore 1 volt, io metto 0 in ingresso, all'uscita mi trovo 1 volt costante, non succede niente. Ok? Integrale di 0, 0. Se l'ingresso invece fosse una costante, una tensione costante, mettiamo che l'ingresso sia 1 volt, applico l'ingresso qui 1 volt, che succede sull'uscita? Devo fare l'integrale di 1 volt. Questo è l'ingresso e vale 1 volt, l'uscita come sarà fatta? A meno della costante di integrazione, non la consideriamo, è solo un fattore costante lungo la serie. Parte da 0 e cresce, è l'integrale di questa roba qua. Questo circuito, cioè, risolve un'equazione differenziale. Alla fine dei conti, quindi risolve un'equazione differenziale. O risolve un integrale, se volete, la stessa cosa. E infatti, tanto tempo fa, quando non esistevano i calcolatori, quando l'integrale non si poteva calcolare scrivendo un programmino che calcolasse l'integrale, facesse le derivate, facevano così. Applicando allora all'ingresso dell'integratore un gradino di tensione di ampiezza Vin, l'uscita diventa, la descrivo qua in maniera un po' più chiara, l'uscita diventa V out meno V in moltiplica che per 1 su RC moltiplicato. Diventa questo all'uscita. Cioè avrò in uscita un segnale che è una retta, chiaramente,
che aumenta, diciamo, a seconda con il valore della fusione, proporzionale al tempo di integrazione ovviamente, e il gradiente o il coefficiente angolare, no, di questa retta è RC, 1 su RC. Quindi io posso decidere con RC quanto deve essere inclinata questa, perché dipenderà dall'integrale, quanto tempo devo fare l'integrale. Dov'è il limite? Ovviamente c'è un limite. Che se questo qui non è che posso farlo tendere all'infinito, perché se l'amplificatore è operazionale, questo scatolino qui è alimentato tra 0 e più 10 volt, no? Tra 0 e 10, chiaramente l'uscita non potrà mai andare oltre 10. Arrivato a 10 l'uscita poi saturerebbe, quindi non fa più integrale, no? Esce fuori dalla regione lineare di funzionamento, la sua regione, diciamo, corretta di funzionamento. E allora che faccio? In questo caso, se prevedo che andrà verso la saturazione, inclino un po' di meno, lo faccio arrivare più lentamente, no? Cambiando il valore di RC, no? Questi sono trucchetti del mestiere, diciamo, se prevedo che l'integrale dovrà durare un'ora, per dire, devo integrare, mi cresco per un'ora, magari abbasso la pendenza per fare in modo che non arrivi a saturazione prima di un'ora. Volevo farvi vedere una simulazione di un circuito fatta con il simulatore circuitale, che vi ho presentato tempo fa. Eccolo qua. Allora, questo qui è il caso più semplice, è l'integratore, vedete, c'è l'amplificatore operazionale, il condensatore, la resistenza in ingresso, è alimentato fra più 12 e meno 12 volt, l'amplificatore operazionale, in ingresso applicato 10 volt, una tensione di 10 volt costante. Qual è l'uscita? L'uscita è questa qui, questi sono i 10 volt costanti e l'uscita è questa, parte da 0 e va verso meno 12, c'è il meno davanti, vi ricordo, nella formula, c'è il meno davanti, quindi man mano che integra diventa sempre più negativo, l'uscita diventa negativa man mano che integra. E infatti vedete che fa? Se ne scende lentamente verso il massimo, oltre meno 12 ovviamente non può andare, come vi dicevo prima, perché il circuito è alimentato tra più 12 e meno 12. Il secondo invece è il caso di un è lo stesso circuito, sono un po' cambiati i valori della R e della C, però sto applicando una sequenza di impulsi questa volta. Questo è il termine, diciamo, interessante. Se applico una sequenza come questa qua in verde, vedete questo segnale in verde, che va da meno 5 a più 5 in questo caso, sto applicando sequenziamenti all'ingresso più 5 meno 5. 5 meno 5 come quella in verde. Vedete che fa l'uscita? Diventa un triangolo. Perché? Quando siamo nell'astratto positivo, l'integrale è negativo, chiaramente, no? C'è il meno davanti. E quindi scende, la rampa è in discesa. Quando sono nel tratto negativo, si inverte il segno qui e la rampa comincia a salire, il gradiente diventa positivo. E infatti si alternano, vedete, salite e discese, onda triangolare, no? Onda triangolare, abbiamo generato. Vabbè, all'inizio chiaramente si deve un po' assestare il circuito, ci sono un po' di, diciamo, di non linearità, poi dopo quando va a regime comincia a produrre questa sequenza di triangoli.
Allora, vediamo allora un'altra applicazione. Questa volta usciamo dall'ambito del funzionamento lineare. E adesso l'amplificatore operazionale lavorava in modo lineare, che significa? Significa che stava sempre, l'uscita era sempre compresa fra, l'uscita dell'amplificatore era sempre compresa fra gli estremi di, dell'alimentazione, alimentato da più 12 e meno 12, l'uscita compresa fra più 12 e meno 12, anzi magari tra più 11,9 e meno 11,9, no, stava all'interno della, dei valori, diciamo, di tensione, diciamo, forniti dalla batteria, dall'alimentazione. Il caso che vi faccio vedere invece è un caso molto semplice, peraltro, di un amplificatore operazionale che viene usato fuori di regione di linearità, che significa, cioè, sempre in saturazione, significa che l'uscita fa più 12 o meno 12, non è mai qualcosa di compreso in quell'intervallo. L'uscita dell'amplificatore operazionale, cioè il circuito, diciamo così, circuito nel quale viene utilizzato, costringe l'amplificatore, e questo, diciamo, è l'alimentazione, chiamiamola più V batteria e meno V batteria, quindi gli estremi entro i quali potrebbe essere compresa l'uscita, invece di essere compresa in questo intervallo così, quindi poter assumere qualunque valore qui dentro, l'uscita è costretta a portarsi o sul valore massimo o sul valore minimo. Fa qualcosa di più. Non può stare, diciamo, nella regione intermedia, che è la regione di linearità, di funzionamento lineare della. Ma si dice che lavora in saturazione, questo là, cioè si porta sempre o al massimo o al minimo. Far lavorare un amplificatore operazionale in queste condizioni è, diciamo che purtroppo è la cosa più facile, perché se io prendo meno, più 1 e 2 è uguale. Io prendo questo triangolo, questo amplificatore, e gli metto fra i due morsetti una tensione di un volt. Cioè, se io impongo dall'esterno che la tensione sia un volt fra questi due morsetti, l'uscita che fa? Dovrebbe essere, questo guadagna 10 alla 4, l'uscita dovrebbe diventare 10 alla 4 volt, no? Se io applicassi la regola della proporzionalità, metto un volt fra questi due, mi dovrei trovare 10 kV in uscita, ovviamente è impossibile. L'uscita si porta a più 12 all'alimentazione, alla più un watt, oppure se inverto, se applico invece di più un volt, applico meno un volt, si porta a meno un batteria. Quindi comincio a fare qualcosa di questo tipo. Cioè io sto costringendo, diciamo così, l'amplificatore, mi metto in una situazione in cui costringo l'amplificatore a lavorare con ingresso talmente ampio, ma talmente ampio può significare anche 10 mV, anche 50 mV, comunque tensioni basse sono, che però mandano l'uscita in saturazione, perché non ce la fa lui, diciamo, ovviamente, a rispettare il guadagno di 10 alla 4. Questo circuito, allora, viene utilizzato per realizzare un comparatore. Che cos'è un comparatore? È un circuito che confronta un livello di tensione Vin, un ingresso Vin, con una tensione di riferimento, chiamiamo questa Vref, di reference. Lui li confronta e mi dà un'uscita e mi dice: guarda, l'ingresso Vin è al di sopra di Vref o è al di sotto di Vref? E mi dice: guarda, sto di sopra o sta al di sotto, mi dà un'informazione sul livello, diciamo così, se questo livello della Vin è al di sopra o al di sotto di un certo valore. Il funzionamento è, diciamo, direi veramente intuitivo, cioè se io metto, lo faccio su questo, se io blocco questo potenziale, che ne so, a 3 volt in qualche modo, blocco
morsetto, facciamolo, inverto i morsetti per essere è un pochino più semplice da capire, no? È la stessa cosa, ovviamente. Se io blocco il morsetto invertente a 3 volt e l'altro ingresso, che adesso chiamo buconito, lo porto a 3,1 volt, si trova al valore di 3,1, l'uscita satura. Con 100 millivolt d'ingresso, no, 100 millivolt, questo è 3,1 e questo è 3, con 100 millivolt netti, diciamo così, l'ingresso, l'uscita satura, si porta alla tensione di alimentazione, a più 12. Al contrario, se VI sta poco al di sotto di 3 volt, che ne so, 2,9 volt, l'uscita satura al contrario, si porta a meno 12 volt, o a 0, dipende da come è alimentato. Quindi lui mi dà questa informazione, sì, no, è più alto o è più basso, no? Mi dà questa... Vediamo questo, qui è rappresentato, diciamo, abbastanza chiaramente. Vin è questo, questa... supponiamo che Vin sia questo segnale triangolare, eccolo qui. Il nodo centrale, questo nodo qui, si trova al potenziale, a che potenziale si trova? VCC fratto, questo è un partitore, vedete, sono due resistenze uguali, quindi qui al centro ci sta VRF netti, VRF è uguale proprio a VCC netti, se due resistenze sono uguali, quindi al centro c'è proprio VCC netti. Cioè in sostanza questo circuito sta confrontando VIN con VCC netti, che è appunto il livello di riferimento. E allora vedete che quando l'onda triangolare, il segnale triangolare, sta al di sotto di VCC mezzi, l'uscita è bassa, è zero in questo caso. Quando va al di sopra diventa alta. Quindi lui che fa? Sta squadrando un segnale triangolare. La parte che sta al di sotto, il segnale triangolare che sta al di sotto di VCC mezzi diventa zero. Quella che sta al di sopra diventa invece proprio il massimo, saturazione. Un'applicazione di questo circuito è avete mai visto le strisce di LED, no, che indicano il livello della musica, per esempio gli amplificatori, quelle cose che vanno avanti e indietro? Sono tanti comparatori, vi faccio vedere un attimo come si può realizzare una cosa del genere, sono tanti comparatori, ogni LED si accende se il livello supera un certo valore, per una certa soglia. Quindi ad ognuno di questi LED, 1, 2, 3, 4, 5, ad ognuno di questi, per ognuno di questi LED c'è un comparatore dentro questo circuito. Ci vuole un comparatore per ciascuno di questi livelli. Adesso ve lo faccio vedere. No. Supponiamo che io abbia l'uscita del mio amplificatore, della mia, del quale sto ascoltando della musica, ci sia questo segnale buconì. Cosa faccio? Lo divido in non so quanti livelli, lo faccio banalmente su 3 livelli io per semplicità, faccio 3 livelli, lì saranno 30 livelli, non lo so. Lo divido in 3 questo segnale. E lo mando a 3 comparatori diversi. Il primo comparatore sta qui, più, meno. Il secondo comparatore sta qui, più, meno. Il terzo comparatore, come è questo? Più. Il primo è più basso, lo vado a confrontare con un certo livello di tensione, diciamo, lo vado a confrontare con un volt, quindi metterò un partitore resistivo come quello che ho visto prima, non me lo fate disegnare il partitore perché metterò un partitore tale che qui compare un volt, per esempio, quindi saranno scelte opportunamente le resistenze per avere un volt qui, un volt.
ecco, è un partitore multiplo. Se qui ci sono, mettiamo che qui metto 10 volt, la batteria 10 volt, e queste resistenze sono uguali, R ed R. Ok? Metto 4 volt così ci vengono proprio. Un batt 4 volt. Quanto ci avrò qui? In totale sono 4 volt, ci sono 4 resistenze uguali, qui ci sta. Un volt, ok? Qui c'è un volt, qui ci sarà 2 volt, qui ci stanno 3 volt, questo proprio la questione di 4 volt della batteria. Quindi ho generato con questo partitore multiplo, diciamo che ho generato in 3 livelli di tensione di riferimento. Adesso il primo comparatore si sveglia, diciamo, mi dà un'uscita alta, va in saturazione se l'ingresso Fuconi supera un volt e quindi mi accenderà il primo LED. Ci sarà una piccola resistenza e poi c'è così. Primo LED che si accende se il segnale sul mossetto qui non invertente supera un volt. Il secondo, altra resistenza che cioè, ovviamente ha lo stesso valore, queste qui hanno lo stesso valore, chiamiamo resistenza del LED sono tutte uguali. Terzo, quindi questi LED si accendono a seconda del livello del segnale che sta arrivando, della musica che sta arrivando. La prima non idealità da mettere in evidenza riguarda quello che si chiama il parametro noto come slew rate. Slew rate significa tasso di crescita, di salita, come chiamiamo, no? Ed è riguarda la velocità con la quale l'uscita può seguire l'ingresso, perché l'uscita, se l'ingresso cambia, diciamo, immediatamente in tempi infinitesimi, l'ingresso, diciamo, passa da un livello di tensione ad un altro livello di tensione, immaginiamo questo ingresso su questa Fuconi, improvvisamente da 1 volt diventa 2 volt in un femtosecondo, un tempo brevissimo. Dopo, in quanto tempo l'uscita si adatta? Non è che immediatamente riesce a seguire l'uscita riesce a seguire l'ingresso. Ci sono dei tempi di attestamento, diciamo così, all'interno del circuito che determinano appunto alla fine la massima velocità con la quale l'ingresso può cambiare, no? Avendo garanzia che l'uscita segua effettivamente l'ingresso. Questo parametro appunto si chiama slew rate ed è definito come la massima derivata dell'uscita nel tempo. Qual è la massima derivata nel tempo dell'uscita? E chiaramente sono volt al secondo, l'unità di misura, no? Volt al secondo o microsecondo, comunque una tensione sul tempo, ovviamente. Tipicamente quindi per un ingresso di questo tipo, che cambia istantaneamente, l'uscita molto probabilmente, se io vado a controllare il bene, no? Andare a vedere, a spaccare, come dire, il pelo, l'uscita non segue questo andamento, ma avrà un andamento più probabilmente di questo tipo, oppure al contrario, se è invertente, ma insomma. E la pendenza di questa dell'uscita si chiama appunto la pendenza massima che avrà l'uscita, si chiama la slew rate del circuito. Questo è nel caso per esempio del voltage follower, no? Che abbiamo visto prima, il seguitore visto in precedenza. Questo è un caso di un ingresso che cambia a gradino,
chiaramente, no? Quindi potrebbe, non so, nel caso del comparatore che abbiamo visto prima, potrebbe avere senso, diciamo, andare a studiare cosa succede in questo caso. In realtà però il problema si pone anche quando il segnale in ingresso è un segnale di tipo analogico, diciamo, un'onda sinusoidale per esempio, no? Se in ingresso applico un'onda sinusoidale, che frequenza massima potrà avere questa onda sinusoidale? Cioè se l'ingresso nel caso del voltage follower, quindi dove l'uscita segue l'ingresso, magari con questa sinusoide l'uscita effettivamente riesce a seguire, distorsioni a parte, l'uscita riesce a seguire l'ingresso, però magari se l'ingresso fosse così, a una frequenza molto maggiore, può darsi che l'uscita non ce la faccia a seguire. E allora, quindi considero un segnale in ingresso del, diciamo, descritto da una funzione del tipo V1 sen omega t, la massima variazione dell'uscita allora sarà del VI su del t, cioè la derivata di questo, faccio la derivata di questo segnale, quindi diventa VI omega, no? Omega cosen omega t, che dunque al massimo, no? Il massimo di questa derivata quando è? Quando il coseno vale 1, chiaramente, no? Quindi quando il coseno vale 1, la massima derivata, la massima, diciamo, velocità che può avere il segnale nella crescita sarà uguale a VI per omega. Si chiama full power bandwidth, quindi banda passante alla massima potenza, il massimo, diciamo, che della banda passante, quindi della frequenza che io riesco a, alla quale riesco a stare dietro, la frequenza oltre la quale il segnale di output comincia a presentare una distorsione, cioè questa sinusoide si trasforma, comincia a trasformarsi in un triangolo, perché non ce la fa a seguire, diciamo. Se io considero questa funzione sinusoidale, qual è il momento più critico, chiaramente, per segnale di uscita, no? Rispetto al seno, questo qui, questo andamento qui sinusoidale, qual è la fase più critica? Chiaramente al passaggio per lo zero. Passaggio per lo zero è derivata al massimo, no? Quindi lì potrei avere che in questo tratto, diciamo, nel tratto prossimo a zero, no? In questo tratto qui, l'uscita arranca, non ce la fa a seguire, a stare dietro al seno, alla funzione sinusoidale in ingresso. E la forma d'onda comincia a triangolarizzarsi, comincia a distorcersi. Al limite poi si arriva a una cosa di questo tipo, questo segnale triangolare che vedete qui, che è, diciamo, il frutto evidentemente di una distorsione molto forte legata al fatto che la studio rate, abbiamo superato la studio rate massima del segnale. Diciamo, la studio rate è la velocità massima con la quale può cambiare il segnale di uscita, ma se questa velocità massima con la quale può cambiare è al di sotto di quella che io richiedo con il segnale che sto mettendo in ingresso, che è questa, io chiedo al circuito di avere una velocità come questa, se il segnale in ingresso ha una frequenza pari a omega. Io gli chiedo che abbia questa velocità, lui non me la può dare, il massimo che mi può dare è la sua studio rate, e quindi se questo sta, diciamo, è maggiore della studio rate, diciamo, interviene una distorsione. La frequenza massima allora poi è dettata da questa semplice formuletta, studio rate tratto 2π greco Q out massimo, cioè la massima tensione che io sto chiedendo, diciamo, raggiungere l'uscita. Per esempio, se la studio rate è un volt sul microsecondo, sono numeri tipici, riesce a fare
la rampa, diciamo così, in uscita, raggiunge al massimo essere di un volt per un microsecondo, e io chiedo che l'uscita deve arrivare, che debba arrivare a 10 volt, no? Perché ho progettato affinché il circuito, affinché l'uscita possa arrivare a 10 volt, allora la frequenza massima sarà di 16 kHz, viene fuori. Cioè, non posso applicare in ingresso una sinusoide con frequenza superiore a 10 kHz, 16 kHz, fondamentalmente, cioè, sono limitato per questo. Qui stiamo parlando anche di frequenze piuttosto basse, come vedete, non è proprio... Bene. Altra non idealità riguarda il fatto che adesso io ho dato per scontato, abbiamo dato per scontato che se V1 uguale V2 l'uscita è 0, perché sono proprio uguali, l'uscita è 0, perché l'uscita vale A moltiplicato V2 meno V1. Okay? Quindi se V1 e V2 coincidono perfettamente, l'uscita deve essere 0. Voglio dire che se io cortocircuito tra di loro gli ingressi, prendo due mozzetti, due piedi di ingresso di cortocircuito, quindi dovrei accettare l'uscita pari a 0. In realtà questa cosa non avviene molto facilmente, diciamo, perché comunque dentro il circuito, dentro il microchip, ci sono delle piccole tolleranze tra i componenti, stiamo comunque parlando di amplificazioni molto molto grandi. Quindi ci sono delle piccole tolleranze da zona a zona del microchip che possono indurre uno squilibrio fra, diciamo, il trattamento del segnale in ingresso e l'altro segnale in ingresso. Quindi non è detto che riesca a fare perfettamente, diciamo, la differenza tra questi due, ma magari uno viene amplificato un po' più dell'altro. Basta pochissimo. E come? Allora si, diciamo, si modella questo effetto parassita, viene modellato introducendo fittiziamente all'interno del nostro amplificatore operazionale, questo esterno, questo grande, quello che vado a comprare, è come se fosse composto, immagino che sia composto da un amplificatore operazionale ideale, quello che di cui abbiamo parlato fino a un minuto fa, diciamo, uno ideale effettivamente, il quale su uno dei due morsetti presenta un generatore interno, come se internamente qualcuno ci ha messo, fosse andato a mettere lo zampino e ci ha messo un generatore, che genera una piccolissima tensione, magari sono microvolt, magari saranno come se qua dentro ci fosse un generatore che produce un microvolt che però mi squilibra. Quindi questo, diciamo, triangolo più grande è, potremmo dire, un modello reale dell'amplificatore ideale che sta invece all'interno. Quello là ideale che abbiamo considerato fino a poco fa era questo qui che sta qui dentro, il quale se gli metto V1 uguale V2, cioè se cortocircuito i due ingressi mi dà uscita 0, purtroppo non è così, e allora per portare in conto questa cosa introduco fittiziamente dentro, per portare in conto il fatto che purtroppo che non funziona come desidero, come desideravo, è come se dentro ci fosse questo piccolo generatore VOS, VOS, offset significa offset. O se volete, diciamo, riferendoci ai circuiti che abbiamo visto fino adesso, per esempio il non invertente, visto poco fa, questa mattina, è come se io dovessi considerare che sul mossetto non invertente, per esempio, c'è un generatore, non c'è solo il generatore che andrò a mettere, non c'è solo il microfono, ma c'è un altro piccolo generatore che mi equilibra i due canali, diciamo. Gli attuali amplificatori operazionali hanno molto attenuato questo problema,
problema tecnologico, fondamentalmente non si riusciva a fare dei microchip così precisi da poter garantire il perfetto equilibrio, diciamo, tra le amplificazioni. Quindi la tecnologia ovviamente è andata avanti e gli attuali amplificatori operazionali hanno molto ridotto questo problema. Negli amplificatori operazionali un po' più datati, un po' più vecchi, infatti erano previsti dei piedini esterni, quindi non solo piedino 1, piedino 2, piedino 3 più i due di alimentazione, ma c'erano anche un altro paio di piedini che servivano proprio a regolare dall'esterno l'offset, cioè da zerare l'uscita quando gli ingressi erano uguali. Vabbè, poi dice, insomma, per farvi vedere, il valore di queste tensioni di offset sono bassissimi, 10 a meno 5 volt, 10 microvolt nel caso di transistor bipolari, adesso non sapete che cos'è il transistor bipolare, se qualcuno di voi sì, 10 a meno 4 per i transistor invece MOSFET o il JFET. Vabbè, con questo penso che possiamo chiudere almeno per ora ci fermiamo, la trattazione degli amplificatori operazionali.